Brutta sorpresa questa mattina all'istituto comprensivo di Villa San Martino a Pesaro. Alla riapertura della scuola primaria il personale ha dovuto allertare la polizia prima di accogliere gli studenti in classe. Infatti nella notte uno più malintenzionati hanno forzato la serratura di una finestra, si sono introdotti all'interno e hanno rubato 4 computer utilizzati anche per la didattica a distanza. Poi hanno rotto diversi quadri. Stamattina tutti in ansia per l'inizio del primo giorno di scuola con questa emergenza sanitaria. Abbiamo invece avuto una brutta sorpresa alla sede centrale, dove sono collocati anche gli uffici di presidenza e di segreteria, ovvero abbiamo subito un furto durante la nottata, presumibilmente, che ci sono costati 4 portatili delle aule, che comunque riusciamo a sistemare e garantire comunque la didattica, però ci sono stati portati via, e anche un atto vandalico all'interno degli uffici, ovvero rottura di quadri, quindi gesti perfettamente inutili, una mancanza totale di rispetto. Intorno alle 7, ci spiega la preside, l'ufficio del personale ha allertato le forze dell'ordine, che sono intervenute prontamente. Alla prima ora, come organizzazione scolastica, c'erano tutti i bambini in tutte le nostre scuole delle prime classi, proprio per garantire loro, nonostante il distanziamento sociale, un momento così di gloria del primo giorno. Però questi bimbi in questa sede centrale, che è una scuola primaria, non hanno avuto l'impatto di vedere la polizia o la scientifica girare per scuola, perché sono arrivati giustamente una mezz'oretta più tardi. I poliziotti sono stati molto bravi a muoversi con delicatezza e soprattutto le insegnanti sono state molto pronte ad adattare tutta l'attività svolgendola in giardino. Anche se sarà difficile, ha proseguito Loretta Mattioli, speriamo che la polizia riesca a recuperare i nostri computer. Nonostante il furto, la giornata è proseguita in tranquillità. Potrei dire che è andato bene, perché da tutti i plessi non mi è arrivato nulla di allarme, di richiamo. Quindi vuol dire che anche i triagi, i controlli che comunque condizionano questo accesso alla scuola sono andati bene. Ovviamente bisognerà monitorarlo nei prossimi giorni, perché cantare vittoria, diciamo, sul funzionamento di situazioni complesse come appunto sono le scuole sarebbe un pochino così ottimistico, troppo ottimistico. E direi che però la partenza, il buongiorno si vede dal mattino, ecco.